Buona serata ragazzi, è stata una giornata di tennis fantastica in quella di Shanghai, ne andiamo a parlare adesso. Ho trovato finalmente tempo per parlarvi, soprattutto del match fra Jannik Sinner e Ben Shelton. Insomma, vedere Ben Shelton sin dai bassi fondi con quelle telecamerine sbiadite nei Challenger, vederlo arrivare a ridosso della top 20 in così poco, a ridosso della top 15 in così poco tempo, quarti di finale di un 1000, in semifinale di uno slam, insomma è veramente una bella soddisfazione. Una partita che è stata davvero molto intensa, davvero molto bella, soprattutto nel terzo set, perché giocata ad alto ritmo da parte di entrambi nel set decisivo, mentre i primi due erano stati uno a senso unico per Sinner, l'altro fondamentalmente a senso unico per Shelton, per motivi diversi. Il primo set Sinner che è partito forte e che ha mostrato un po' un livello simile a quello che aveva mostrato settimana scorsa a Pechino, un Sinner che veramente aveva ingranato subito, che aveva trovato la chiave in risposta, che è partito servendo veramente alla grande, spingendo, e Shelton ha voluto fare un pochino a pallate e Sinner lo ha praticamente raso al suolo nel primo set. Poi c'è stato quel momento un po' di passaggio a vuoto da parte di Sinner all'inizio del secondo set, che è stato secondo me un misto fra calo fisico e mentale e calo dal punto di vista della concentrazione, una distrazione che poi è costata cara a Sinner, perché gli è costata fondamentalmente tutto il secondo set, è costato anche uno Shelton che si è messo poi mentalmente dentro la partita. Shelton si è attivato, Shelton ha espresso minuto dopo minuto sempre un tennis più spumeggiante, sempre un tennis più spettacolare, un tennis aiutato indubbiamente dalla prima di servizio, che è un'arma fuori da ogni cilindrata, però anche da un servizio che è riuscito a dargli un aiuto oltre ai punti diretti nel terzo set, perché Shelton ha saputo variare tantissimo le traiettorie col servizio, ha servito il kick, ha servito lo slice, soprattutto da sinistra ha messo in evidente difficoltà, ha esposto la posizione molto arretrata a un certo punto in risposta di Sinner, servendogli sempre a uscire e venendogli avanti costantemente, anticipandolo, e da sinistra ha raccolto tantissimi punti con questa curva mancina, è cosa che insomma nel terzo set poi indubbiamente gli ha dato una grossa mano. Dall'altra parte Sinner è stato bravissimo ad annullare tante chance, anche se su qualcuna poi Shelton ha qualche demerito ce l'ha. Sinner che non ha sfruttato quella chance per andare a servire per il match sul 4-3, sbagliando quel rovescio. Però da sottolineare anche per Shelton l'intelligenza con la quale ha gestito il terzo set, perché in tanti dicono che Shelton è soltanto uno sparapalle, niente di più falso, perché Shelton ha tante armi a sua disposizione nel suo repertorio, perché ha un dritto anche eccezionale oltre al servizio, con una meccanica molto particolare, ma un dritto che veramente scoppia, si trova molto bene nei pressi della rete, ha un ottimo back di rovescio, una palla senza peso che rimbalza sempre molto, molto profonda, con il quale toglie tempo all'avversario e con il quale anche si difende, perché se ha un problema particolare Shelton è proprio dalla parte del rovescio, con cui insomma quando arriva in corsa non riesce mai a difendersi al meglio. Quindi però oggi ha trovato delle soluzioni a questo suo limite, giocando il back, alzando certe traiettorie, perché anche col dritto poi ha tante traiettorie, perché col dritto lo può tirare piatto, forte, secco, ma lo può anche alzare, lo può giocare in traiettoria, lo può giocare carico con un dritto che rimbalza molto alto, un dritto molto pesante, un dritto molto difficile anche da leggere, perché ha una impugnatura sia del servizio sia del dritto che nasconde anche fino all'ultima traiettoria.
e in certi punti Shelton ha tenuto, ha trovato l'equilibrio che tante volte nelle sue partite non avevamo visto. In tanti l'avevano visto nel match con Djokovic, che anche lì si era fatto prendere un po' dalla frenesia e quindi voleva tirare tutto. È un peccato di gioventù sul quale lui comunque sta lavorando. Infatti oggi con il passare del match ha trovato il suo equilibrio e all'interno dello scambio ha trovato il suo giusto modo anche per affrontare lo scambio. E poi da sottolineare nel tiebreak, che è andato avanti 4-0 partendo benissimo. Sinner è bravo perché lì rimane agganciato al match, davvero numero 4 del mondo. Sinner ha giocato il numero 4 del mondo in tutto e per tutto, ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, un top player assoluto, annullando tutte quelle palle break, rimanendo agganciato, portando il match al tiebreak del terzo. È stato veramente bravo da quel punto di vista Sinner. Shelton è stato fantastico, perché poi lì vai avanti 4-0 e poi, a parte Shelton, poi sul 4-5 serve benissimo e sul 5-6 altrettanto, ma soprattutto sul 5-4 serve veramente alla grande quel turno di battuta sotto pressione. E poi 4-0 al tiebreak, va sotto 4-5, lì comunque ti può crollare il mondo addosso, non si fa assolutamente irretire, tira due prime, una la chiude col dritto e quell'altra tira servizio vincente, poi Sinner offre una seconda attaccabile, entra a tutto braccio Shelton non pensandoci due volte e chiude la partita. È segno proprio anche della personalità con la quale scende in campo Ben Shelton. Normale anche che ci sia stato qualche tintinnio, perché non è che ne abbia giocati tanti di match di questo livello, però è un ragazzo che impara molto molto in fretta, si adatta molto in fretta a certi palcoscenici, a certi tipi di partite, e mi sembra insomma lo stia dimostrando in maniera inequivocabile. Shelton che affronterà Korda, che è uscito vivo dal match con Cerundolo, che si era complicato. Korda era avanti 7-5, 5-3, 30-0, si era ritrovata addirittura 2-5 nel tiebreak del secondo set, ha dovuto annullare anche un set point. È il contrario del cinismo Sebastian Korda, però è stato bravo comunque a portarlo a casa in qualche modo, a superare i momenti di difficoltà mentale, diciamo così. Brutta sconfitta quella di Casper Ruud contro un grande Fabian Marojan. Marojan è stato bravo, perché poi nel secondo aveva sbagliato qualcosa in più dopo un primo set perfetto, nel terzo si è rimesso lì e veramente è stato sempre pericoloso nei turni di battuta di Ruud. Alla fine la chance se l'è procurata, è andata a servire per il match e anche lì ha saputo annullare al meglio le chance al suo avversario, giocando con coraggio, giocando il suo tennis molto lineare, molto semplice, fatto comunque di accelerazioni, di variazioni. Tennis è davvero molto gradevole anche da vedere, quello di Fabian Marojan, che si merita assolutamente la vittoria. Marojan che ha giocato due tornei fondamentalmente molto bene quest'anno, a livello challenge tante partite le ha anche steccate, però quando gioca bene questo ragazzo è veramente molto difficile da contenere, soprattutto se gli lasci il tempo che gli ha lasciato Ruud. E per completare il quadro ci sarà Urkacz, che affronterà proprio Marojan. Urkacz che potrebbe insperatamente tornare in corsa proprio per Torino, perché Ruud si è mangiato una chance comunque di avvicinarsi notevolmente a Fritz, e Urkacz potrebbe tornare in vita nella corsa per Torino, perché raggiunge questo quarto di finale vincendo due tiebreak nei tre set contro Jijian Zhang, partita bella, peraltro Zhang esprime davvero un bel tennis anche lui, sostenuto dal pubblico cinese, è andato veramente vicino alla bella vittoria. Urkacz e Marojan quindi si giocheranno un posto in semifinale, così come Shelton e Korda, uno di questi quattro arriverà in finale, ed è una parte del tabellone assolutamente comunque molto interessante, quella bassa. La parte alta sembrerebbe essere preda di Carlos Alcaraz, però le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una valga, mi piace il video, condividete se siete iscritti al canale se ancora non l'avete fatto, e a questo punto buona serata a tutti e ci vediamo nel prossimo video.